Giusy Savarino qui diventerà bellissima a Porta dei Ponti ad Agrigento per presentare Nello Musumeci. Ecco, lei ha fatto tanto per questo movimento. Quale sarà, diciamo, il futuro che auspicate? Allora, io in questi anni mi sono occupata di cercare di fare delle mediazioni all'interno di un centrodestra lacerato. Ho trovato, quando ho ripreso a fare politica, perché io da 8 anni ero ferma, leader che tra di loro non neanche si parlavano. E questo lavoro di ricucitura, insomma, è andato a buon fine. Non abbiamo ancora chiuso la candidatura, ma noi riteniamo che la candidatura di Nello Musumeci sia la migliore espressione da poter proporre agli alleati per poter fare una grande coalizione di aria alternativa alla sinistra e a crocette, cercare di proporre ai siciliani la possibilità di un governo che risolva i problemi della Sicilia, perché in questi anni purtroppo c'è stato il disastro. C'è il rischio di una spaccatura di quanto è successo 5 anni fa quando vinse Crocetta. Oggi si pensa che possa vincere 5 Stelle perché ha un alto grado di... Dico, andrete avanti ugualmente anche senza l'unità del centrodestra? Errare umano, perseverare è diabolico. Credo che nessuno voglia commettere gli stessi errori che sono stati commessi la volta scorsa, per cui io ritengo che il buon senso porterà ad ognuno a trovare una soluzione di sintesi, per cui è giusto cercare di proporre una soluzione che dia una speranza e che sia credibile. Ecco, a questo noi stiamo lavorando, lo facciamo ascoltando la gente, l'abbiamo fatto girando tutta la Sicilia, oggi siamo qua ad Agrigento, ma che forse è una delle province che sta soffrendo di più dell'abbandono delle istituzioni in questi anni. Per i numeri lo dicono i numeri sulla disoccupazione, lo dicono i numeri sull'emigrazione dei nostri giovani. Questo è un disastro che certamente ha dei colpevoli, ma interessa poco capire chi sono i colpevoli, interessa di più trovare una risposta, una soluzione a questi problemi. E noi speriamo di aver individuato un percorso.